l'ambiente, alleggerito da un punto di vista mentale tutto quello che potevano essere i complessi che ci stavamo creando. E quindi questo è servito molto per poi fare un'ottima, i secondi 6 mesi per conto mio sono stati ottimi. Abbiamo avuto sfortunatamente 7 giorni, 8 giorni negativi, e bisogna studiare perché e come si è arrivati in quel momento, forse perché eravamo fin troppo convinti che ormai fosse abbastanza normale, non facile, ma normale poter, essendo abituati a vincere il campionato, normale a ormai essere lì, aver agguantato l'avversario e vincere la partita. Insomma, invece la sconfitta col Milan ci ha rimesso in una condizione antipatica. Bravo ancora Leonardo, pur avendo avuto l'intervallo lì della Coppa dei Campioni, a riprendersi, bravissimi giocatori a riprendersi in seguito, perché molte volte una squadra piena di allori così, magari non trova per fare un buon finale di campionato. Noi l'abbiamo fatto invece con molto orgoglio, fatto molto bene, concluso con l'ultima partita in tutta Europa, quindi seguita da tutti perché nessuno molla il calcio, anche all'estero sono come noi, vincente, quindi questo io trovo che sia stata un'ottima cosa. Quindi l'anno di per sé è un anno da 7, cioè un ottimo anno. Tra l'altro la sera di Roma, con questo Olimpico incredibilmente vestito a festa tra rosa e nerazzurro, è stata una sera speciale, al di là del fatto che ci abbiamo partecipato noi e abbiamo vinto noi. Era quella dell'Olimpico un'atmosfera particolarissima, veramente di grande prestigio. Era l'atmosfera di una finale in campo neutro, e bel campo neutro, come possa essere Roma, o può essere stato Wembley, o possa essere a Parigi, e quindi come era a Madrid, spettacolosa a Madrid, dove come a Madrid non c'era violenza, e così non c'è stata ieri sera, come così non c'è stata a Londra nella finale del Barcellona contro con chi ha giocato con Manchester United. Quindi devo dire che quello è il motivo. Allora, una domanda un po' tecnica forse. Presidente, con il fair play finanziario, quanto diventa importante scovare giovani talenti per inserirli in un gruppo di grandi campioni? Spero che mi risponda. Forza Inter, baci da Carlo, da Reggio Emilia. Lei peraltro mi sembra che l'altro giorno quando la intervistavano le chiedevano sempre questi nomi soliti. Lui ha detto però noi la nostra campagna sarà impostata sui giovani, deve essere una condizione importante per noi. Sì, dobbiamo avere la forza di mantenere questo obiettivo, cioè noi dobbiamo certamente, anche perché il tipo di squadra nostro è un tipo di squadra che deve essere rinnovato da quel punto di vista, cioè avere i giovani pronti a sostituire questi campionissimi, quindi devi trovare di grandissima qualità, tentare comunque che siano poi all'altezza, perché non è facile, i nostri sono particolarmente di valore. Però questa è un'impostazione, ed è un'impostazione che non è soltanto economica, è anche sportiva, cioè credo che sia necessario fare così. Certo. Se riusciamo a farlo anche mettendoci in condizione di non avere grossi sacrifici economici nell'insieme, e arrivare puntuali al momento del fair play finanziario, è una bellissima cosa. Presidente, andiamo veloce, così cerchiamo di fare più domande possibile. Salve Presidente Moratti, volevo farle un po' di domande legate ai singoli giocatori. Chi è il più simpatico? Io non posso non dire Nagatomo, che in questo momento qui è diventata la mascotte della squadra, pur avendo avuto problemi in Giappone. Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo, e quando si è simpatici è involontaria la cosa, cioè si è simpatici e lui è simpatico. E tra l'altro si rischia di diventare il simpatico del gruppo tralasciando le qualità, invece questo è uno che sta giocando destra, sinistra, calcia con tutti i piedi. Questo non è una riserva che fa allegria, questo è un bel giocatore. È un bel giocatore, è vero. Il più pazzo, chiedono, il più pazzo, sì. Pazzo con un'accezione positiva, ovviamente. Sì, è assolutamente come complimento e non sì, come cosa, certo. Maicon per me. Maicon è vero. E quello più permaloso? Il più permaloso? La domanda alla donna, infatti è Paola che scrive da Livorno. Il più permaloso, non so, ma si offendono se uno dice... sì, ma forse permaloso in senso sì, che però no, ottenere. Si offendono se trovassi un nome, se è un permaloso soffende. Certo, giustamente, per definizione. Meglio non dirlo. Diciamo che lo diremo. Allora, Massimo da Trapani, sono felicissimo per la vittoria fantastica in Team Cup, volevo congratularmi con lei, con tutti i giocatori, con mister Leonardo. Che voto dà la stagione di Samuletto? E l'ha detto, quale centravanti della storia nerazzurra potrebbe essere paragonato a livello di importanza e qualità? Grazie Forza Inter. Di stile è difficile, ogni centravanti ha un suo stile, è difficile fare dei paragoni, lo stile di Eto'o è particolare, quindi di importanza, beh, è chiaro...
Posso dire che per noi, magari adesso sia del Milan, è servito molto Ibrahimovic perché ci ha fatto vincere 3 campionati, quindi è stato un grande centravanti. Andando nel passato, al di là di Altobelli, che è stato un attaccante valido e italiano, nel passato è stato Angelillo, che è quello che mantiene il record. Certo. Angelillo era formidabile, era una cosa fuori dal normale. E la grande Inter del mio papà non aveva grandi centravanti, ha sempre avuto grandi... Cioè Mazzola non era centravanti, era una mezzala di punta. Quindi non posso citare in quel momento grande centravanti. Che bella definizione di un calcio che mezzala di punta non la si sente più come definizione. Sì, ma io infatti dico ancora ala, mezzala di punta, cioè mediano, cosa che non si usa più dire... ma che più o meno ritroviamo poi certo, nel quello che fanno. Faccio quello, certo. Presidente, caro Presidente, anzi, congratulazione. Okay. Caro Presidente, congratulazioni ancora e grazie per tutto quello che ci sta regalando. Quali sono per lei le doti fondamentali per essere un grande Presidente? Forza Inter, Marcello da Pescara. Non le conosco. Che si spoglia, però. Se no sarei bravissimo. Presidente, onore a lei e alla sua famiglia. Oggi è un giorno particolare, festeggiamo una grandissima Coppa Italia, festeggiamo una grandissima stagione. Si aspettava di poter, dopo tanti trionfi, vivere ancora una stagione di vittorie? Sai, lo speri, però mi faceva proprio paura quello che poi è successo, cioè sentirsi destinati comunque a vincere, quindi avere... pensare che sia normale, ne perdi anche il sapore poi della vittoria un po', e così quest'anno abbiamo imparato che il campionato per vincere bisogna essere concentrati sempre, anche in un secondo, anche in una partita che ti sembra facilmente superabile, e quindi ci ridà la forza, può servire come motivazione per l'anno prossimo. Per il resto io devo dire molto contento, la gioia dell'altra sera condivisa col pubblico, perché il bello è che la Coppa Italia insomma non è né il campionato né la Coppa certo. dei Campioni, però ha avuto un risvolto di gioia, di felicità da parte del pubblico, trasmessa vicendevolmente da parte dei giocatori, che ha un significato importante, il significato di una squadra che assolutamente è sempre a quel livello e che sa godere delle sue vittorie. Questo è aver incominciato a imparare proprio a godere in pieno di una vittoria, questo è un fatto, è una fortissima motivazione per l'anno prossimo. Devo dire con questo che l'anno scorso non è che non abbiamo goduto delle vittorie, però ogni vittoria aveva un tempo breve, perché poi dopo avevamo il campionato, poi dopo avevamo la finale di Coppa dei Campioni. Quest'anno ci siamo dedicati, alla fine siamo stati obbligati a dedicarci a questo, ma questo poi ci ha dato una grandissima soddisfazione. Leonardo è stato un grande giocatore, un grande dirigente, un grande uomo squadra, un grande comunicatore, è anche un grande allenatore. Lei crede nell'essere poliedrici, cioè quando uno è bravo può fare tante cose con gli stessi risultati? Ma credo che bisogna applicarsi poi in una delle cose, cioè se fai l'allenatore hai la fortuna, che ti ha dato il Signore, di avere e la tua capacità e la tua buona volontà di aver imparato tante altre cose che potresti fare. Però se fai l'allenatore devi fare l'allenatore e se fai il direttore generale devi fare il direttore generale. Lui ha le qualità di un ottimo direttore generale per conto mio, perché è una persona che sa vedere sistemicamente, quindi nell'insieme le cose, ma ha saputo con sacrificio mettersi in condizione e con entusiasmo mettersi in condizione di essere un buon allenatore, un ottimo allenatore per i risultati. Adesso deve proprio concentrarsi lì, perché è quello che gli servirà per poi migliorare ancora. Siamo quasi in conclusione, la scelta di Leo è stata, non dico azzardata, però sinonimo anche di una società, di una volontà, immagino, del Presidente, piuttosto coraggiosa, si sente come uomo d'affari, come così la definiscono anche non solo nel calcio, anche per quanto sono gli affari di famiglia, molto, come dire, ardito in quello che fa, molto volendo sempre fare delle cose innovative, volendo sempre fare delle cose... Ma sai, ti dico che chi fa scelte che poi vengono viste ardite, invece magari ce l'ha dentro e le vede come scelte che hanno una loro logica. Legittime. Quindi è vero che mi vedono anche in altri campi, come qualcuno ogni tanto riesce a fare o vuol fare una scelta che possa essere fuori dal mazzo, ma in realtà è perché quel tipo di scelta magari nella tua logica la vedi come molto più semplice di quella che invece può essere una logica di continuità, certo, oppure di che rimane nell'ambito di certe di cose. Di mobilismo. E quindi, no, di mobilismo, così, è come ricominciare da capo una cosa che hai scritto, insomma. Molte volte se ti testardisci quello che stai scrivendo, sbagli tutto, se ricominci da capo fai una bella cosa. Ecco, questo...
è un po' l'impostazione attraverso cui magari arrivi a fare delle cose, non essere anche sbagliate, ma che non vengono solitamente considerate come, non dico come logiche, ma come di buon senso. E poi invece alla fine sono forse le più semplici, le più facili, e poi tutto dipende dalle persone, insomma, quindi in questo caso poi specialmente la fiducia nei confronti di Leonardo dipendeva